Buongiorno, buongiorno a Tecne SPA, una società in ingegneria importante nel panorama italiano, milanese, italiano e se vogliamo anche internazionale. Benvenuta anche a Valeria Cattaneo, BIM Manager di Tecne SPA, che presenterà gli altri ospiti e parleremo di un tema veramente importante, un tema della sostenibilità, è uno dei focus di questa BIM Conference e della certificazione LEED. Benvenuta Valeria. Ciao Andrea, grazie, grazie mille, buongiorno a tutti e grazie a te per averci e a voi per averci invitati anche quest'anno. Noi di Tecne lo scorso anno abbiamo appunto partecipato alla BIM Conference con l'automazione relativa all'esportazione di quei dati necessari all'analisi dei CAM. Quest'anno rimanendo sempre all'interno del mondo BIM, legato appunto a tematiche relative alla sostenibilità, abbiamo però focalizzato l'attenzione sul BIM come supporto alle analisi e ai crediti del LEED. Tema sicuramente veramente, veramente importante. Ne abbiamo visto in questa BIM Conference, ne abbiamo portati diversi. È sicuramente un tema attualissimo di come il BIM, e quindi noi qualche mese fa abbiamo fatto un evento a livello europeo di NTI proprio sul tema della sostenibilità, dove era tutto ruotava attorno al dato. E sicuramente il BIM è un ambasciatore del dato, ma soprattutto al servizio dei protocolli, in questo caso il protocollo LEED. Vai Sì, pure. proprio per questo, infatti noi ci troviamo spessissimo nei nostri diversi processi di progettazione, però ad essere ormai sempre pronti a dover integrare tutte queste tematiche in vista di crediti e certificazioni. Questa slide, giusto per darvi una visione in anteprima di quello che andiamo a trattare oggi, e diciamo la sfrutto anche per presentare i miei colleghi presenti che ci supporteranno in questa breve intervista. E infatti lascerò tra poco la parola all'ingegner Massimo Buson, che è appunto di qua di fronte a me, che è il nostro direttore tecnico, e lui avrà diciamo, il compito e l'onore di fare un breve excursus relativo alla nostra società. E questo sarà accompagnato anche da una carrellata di alcuni dei nostri progetti, soprattutto anche progetti BIM, sui quali abbiamo ottenuto delle certificazioni LEED o comunque progetti che hanno delle certificazioni in corso, che sono sempre in continuo sviluppo, anche secondo della richiesta della committenza. Dopo questa breve intro, lasceremo la parola, per una seconda introduzione, ma relativa al mondo LEED, che verrà trattata invece dalla nostra responsabile del settore sostenibilità, che è l'ingegner Paola Corrà, che anche l'anno scorso ci ha supportati e sopportati su tutte queste varie tematiche, e lei si trova ormai troppo spesso a dover masticare con noi queste tematiche BIM, sostenibilità, LEED, WELL, perché comunque diciamo, la sua disciplina è sempre presente in sviluppo all'interno del processo BIM. Quindi lei avrà appunto questo onere di fare un breve recap su quei crediti che vengono ormai gestiti all'interno del modello, un modello dedicato specificatamente alle analisi che deve effettuare la sostenibilità. Questa breve intro per poi passare invece a due zoom su due dei crediti che hanno richiesto uno studio più complesso, un'analisi uno studio più complesso per poter essere automatizzati. Quindi avremo diciamo, un primo giro sulle quality views che verrà trattato dall'ingegnere Edoardo Iero qua accanto a me, che farà una breve descrizione relativa alla ricerca e allo sviluppo delle analisi che abbiamo effettuato per poter ottimizzare i tempi di produzione degli elaborati specifici di questo credito che richiedono comunque un po' diciamo, di operatività abbastanza intensa per l'utente che deve studiare e analizzare il credito. E tutto ciò, ovviamente, l'automazione consente anche di aumentare il controllo e la precisione dei dati che vengono espressi e poi estratti. Il secondo esempio, diciamo, dal tenore abbastanza simile, che ci ha portato però a un esito leggermente diverso, è l'analisi relativa al surrounding density, che verrà invece trattata dall'architetto Gianmarco Manfredi,
la cui ricerca tramite GIS, processi di annessi, altri sistemi e appunto incrocio di alcuni software ci ha portati anche diciamo, ad avere la possibilità di spingere la ricerca anche oltre quello che era diciamo, lo scopo iniziale diciamo, di questa analisi che per noi era atta al supporto al credito libre specifico. Quindi adesso lascio la parola al nostro direttore tecnico, l'ingegner Massimo Busoni. Sì, buongiorno a tutti. Anche da parte mia un ringraziamento per l'opportunità anche per quest'anno di presentare un po' i nostri sviluppi. Vi rubo a tutti solo pochissimi attimi per introdurre un po' la società e rappresentarvi un po' quello che è il percorso e l'evoluzione di Tecne negli ultimi anni senza andare troppo indietro nel tempo. Tecne, anzi il gruppo Tecne, meglio dire, che costituisce ormai una serie di società che si occupano di progettazione integrata, di ingegneria e progettazione integrata, che nei decenni si è evoluta sempre nel solco dell'innovazione come parola chiave, come linea guida di tutta la società. Un po' questo si vede anche nella slide che adesso state vedendo. Tecne è stata sì la prima società in Italia a implementare il CAD vettoriale nel 1982 è una delle prime a sviluppare un approccio BIM integrato esteso alla maggior parte dei progetti. Adesso possiamo dire che abbondantemente oltre l'80% delle commesse acquisite in Tecne sono gestite in ambiente BIM. L'innovazione però non è solo nell'utilizzo di strumenti e sistemi evoluti applicati all'ingegneria. Ormai l'innovazione risiede anche nel rispondere alle sfide di una società che cambia, che evolve. Dallo sviluppo delle nuove tecnologie costruttive e impiantistiche che hanno un po' caratterizzato tutta la seconda parte del secolo scorso e anche i primi anni degli anni 2000, si è passata a una ricerca più attenta alle esigenze sociali e ambientali che guidano le scelte ormai direi strategiche globali degli ultimi anni. Tecne, infatti, in questo senso ha sviluppato molte divisioni. Già nel 2011, creando un settore green building per la progettazione sostenibile secondo i protocolli internazionali come LEED, BREEAM, WELL, più recentemente l'European Taxonomy, WILE Score e così via, ICAM, soprattutto per la gestione degli appalti pubblici. Aprendo poi nel 2014 Tecnesco, che è una società che si occupa dell'efficientamento energetico nell'ambito terziario, residenziale, industriale. E aprendo Tecnebio nel 2018, una società che attraverso un approccio sostenibile ed efficiente progetta e gestisce impianti termici complessi di grande dimensione. E da ultimo, diventando una società B Corp Certified, con l'obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro sano e attento al valore sociale e umano del suo operato. Quindi, diciamo, il percorso tecnico di Tecne, come vedete, va molto indietro nel tempo, ma in questi anni c'è stato proprio questo cambio di paradigma, nel senso che l'aspetto più tecnologico ha iniziato a sposarsi sempre di più anche in aderenza a quelle che sono le richieste e i trend obbligati ormai di questo periodo agli aspetti di sostenibilità ambientale. Questo lo possiamo anche rappresentare in alcuni interventi, di cui ce n'è una brevissima sintesi, che rappresentano una ottima combinazione, sinergia, diciamo, tra progettazione in ambiente BIM e sostenibilità. Questi primi tre che vedete, se potete prendere, grazie, sono interventi terziari, SE Green Business Park a Segrate, che ha perseguito certificazioni sia LEED, Platinum che WELL. Il progetto è questo di SE Green Business Park, è un progetto concluso.
In corso di sviluppo è l'intervento di Building Zero a Lampugnano, altro intervento terziario, dove verrà perseguito l'obiettivo LEED Platinum, WELL Gold e Water Score Certification. Altro intervento sostanzialmente concluso, siamo prossimi alla fine dei lavori, Palazzo Libra in via Confalonieri 29, sempre qui a Milano, altro edificio ad uffici. E anche questo ha perseguito le certificazioni LEED WELL. Per passare poi agli ultimi tre interventi di edilizia terziaria, via Valtorta 52, sempre qua a Milano, con certificazione LEED Gold, e il quartiere generale Amazon, sempre qua a Milano, e il quartiere generale Prysmian, sempre qua a Milano. Cambiando un po' il paradigma, noi siamo molto. Come dire, molto committed anche per quanto riguarda gli interventi nell'ambito degli hotel. Qui vedete un hotel in Porta Romana che seguirà la certificazione LEED Gold. Il roommate Giulia, sempre a Milano, che ha ottenuto una certificazione LEED Gold. E passando invece a interventi di tipo più industriale. Abbiamo seguito il lab del gruppo Teddy, che è una grossa società che si occupa di abbigliamento. Abbiamo seguito per loro la loro sede, nuova sede dei magazzini, che ha avuto anche questa una certificazione LEED Gold, e la sede, il quartiere generale di FANUC Italia, industria che si occupa di robotica industriale avanzata, e anche questa ha seguito una certificazione LEED Gold. Tutti questi progetti hanno vissuto, come poi verrà spiegato anche meglio nel seguito, la migliore integrazione possibile tra lo sviluppo in progettazione della progettazione in ambiente BIM e i criteri e gli approcci sostenibili delle certificazioni che vi ho raccontato. Questo, spero di essere stato molto rapido. Lascio la parola adesso all'ingegner Corrà, che entra nel merito proprio dell'argomento di questo meeting. Ok, grazie. Come abbiamo visto e come ha correttamente spiegato anche l'ingegner Buson, il fenomeno delle certificazioni ambientali di tipo volontario ha visto un incremento esponenziale negli ultimi 10 anni. Questo perché le certificazioni di tipo volontario, come ad esempio LEED, BREEAM, WELL e ultimamente più di recente WATER Score e SMART Score, sono sempre più riconosciute dal mercato e sempre più richieste dai clienti che vogliono dare una spinta positiva al proprio impatto sull'ambiente, migliorando sia le prestazioni energetiche, ma non solo, del proprio portafoglio immobiliare. Con la mole di lavoro, quindi, è sempre più importante concentrarsi sulla nuova sfida, la nuova sfida che a questo punto diventa l'ottimizzazione delle attività, cercando di velocizzare i processi e di ridurre il tempo di produzione dei documenti, ma soprattutto di ridurre il tempo di verifica durante le varie azioni. Insieme al team, quindi, abbiamo valutato come i modelli BIM potessero venirci in aiuto per dare un immediato riscontro dal punto di vista della sostenibilità. Una delle soluzioni è stata quindi la produzione di un modello federato dedicato alla sostenibilità che possa permettere di dare visibilità immediata delle varianti di progetto e degli impatti che queste varianti hanno sulle richieste del team di sostenibilità e di conseguenza sui punteggi delle varie certificazioni. E allo stesso tempo anche di elaborare i documenti necessari per la review di progetto. Entrando più nel dettaglio, per fare qualche esempio, questo specifico modello potrebbe aiutarci a velocizzare i tempi per, ad esempio, il calcolo degli occupanti in funzione della destinazione d'uso o l'estrazione di tavole con evidenza di informazioni sempre aggiornate con l'ultima versione del progetto al fine di mandare la documentazione in submission all'ente certificatore. Oppure ancora potrebbe aiutarci a dare evidenze immediate sulle verifiche puntuali dei crediti, come ad esempio il numero dei posti auto, il numero e la posizione dei posti bicicletta. Per fare un esempio, il parcheggio delle bici viene spostato dalla posizione iniziale concordata in un'altra zona. In una situazione normale, il consulente della sostenibilità potrebbe non rendersi conto, di questo spostamento se non gli è stato, tempestivamente comunicato.
In questo caso invece l'alert viene dato nell'istante in cui il modello viene aperto dall'utente. Oppure ancora può darci una mappatura delle superfici, quindi utile sia per le verifiche LEED, ma anche, come vedremo più avanti, per le verifiche urbanistiche, quindi ad esempio il calcolo della permeabilità, la verifica dell'articolo 10 del TGT, le verifiche dei CAM su permeabilità e superfici verdi, eccetera. Come abbiamo visto l'anno scorso, può darci un'analisi, un'estrazione immediata di materiali che compongono l'edificio al fine di implementare l'analisi LCA oppure CAM, il calcolo della disassemblabilità per i CAM, per i criteri ambientali minimi. In ultimo, può darci ancora conferma della presenza di oggetti, delle loro caratteristiche e del loro posizionamento o rimozione, ad esempio dimensione e profondità degli zerbini, numero e posizione di sonde di qualità dell'aria. Oppure può ottimizzare le attività grafiche che portano via più tempo, come ad esempio il credito legato alle quality views, che a fronte dell'ottenimento di un solo punto richiede però di analizzare per ogni ambiente la presenza di almeno due tipologie di viste di qualità verso l'esterno. Proprio su questo tema il team sta investendo una parte del tempo di ricerca e sviluppo al fine di ottimizzare la riduzione dei tempi di produzione delle verifiche e quindi degli elaborati, come ci spiegherà adesso l'ingegner Edoardo Iero. Grazie Paola. Ok, qui Andrea, noi passiamo a parlare un po' di ciò che in qualche modo diceva anche Valeria prima, cioè andiamo a analizzare un po' due crediti che sono quelli delle quality views e quelli di surrounding density. Questi due crediti abbiamo applicato dei principi di computational design e di automazione. Volevo fare una piccola parentesi iniziale dicendo che noi all'interno di Tecne andiamo ad applicare queste metodologie, perciò sviluppare script all'interno di ambienti come Dynamo per Revit piuttosto che Grasshopper per Rhino, in due casi, quelli che vedete all'interno della slide. Quindi nel caso in cui ci sia qualcosa di particolarmente complesso, quindi difficile da gestire manualmente, oppure in caso in cui ci siano delle attività particolarmente ripetitive, noiose, in qualche modo mi fanno perdere molto tempo. E allora, anche in questo caso qui, andiamo ad applicare questi principi. Il credito delle quality views effettivamente ricade all'interno della seconda casistica, quindi qualcosa di ripetitivo, lungo da portare avanti, da sviluppare, e quindi questo ci porta a dire che in qualche modo serve uno sviluppo, una ricerca per migliorare e ottimizzare un po' i tempi. Il credito delle quality views permette di ottenere un punto su 110 totali possibili del lead, quindi non ha un peso enorme, un punto di 6 punti, ma ogni punto, come Paolo ben sa, è molto importante e questo comunque credito richiede tanto tempo per essere sviluppato. All'interno della slide potete vedere che è particolarmente sfaccettato, quindi ci sono quattro tipi di possibili quality views da andare a testare e individuare. All'interno del nostro modello, in questo caso, ad ogni room noi dovremo trovare due di queste tipologie che siano valide e che permettano di appunto ottenere il credito. Io adesso vado a concentrarmi sulla prima tipologia, quindi vado a concentrarmi sul tipo legato alle viste con angoli di 90 gradi rispetto ad ogni finestra. Cosa significa questo? Che nel nostro team di sostenibilità noi dobbiamo sviluppare tavole per ogni piano, per ogni finestra ci sarà, per ogni room ci sarà un'analisi e quindi questa cosa significa che in funzione del layout interno, in funzione diciamo, layout della facciata cambierà la verifica, quindi è una cosa che bisogna fare ogni volta, ogni cambio di layout ed effettivamente è un qualche cosa di lento e ripetitivo perché bisogna farlo in qualche modo manualmente, speriamo fino ad oggi. Questo che vedete è quello che si vede attualmente all'interno del modello, testando, lo script, quindi al cambio del layout interno, al cambio del layout della facciata, vedete come cambia la verifica e le viste utilizzabili, per ottenere il credito. Questa qui è l'interfaccia che abbiamo ad oggi all'interno di Rhino, di Grasshopper. Stiamo lavorando per avere insomma, lo stesso risultato all'interno di Dynamo.
per Revit, nell'ottica di mantenere tutto all'interno dell'ambiente Autodesk e rendere magari tutto un pochino più rapido utilizzando Dynamo Player, insomma, renderlo più facile e più intuitivo dall'utilizzatore. Questa verifica qui attualmente è una verifica che avete visto prima, è una verifica geometrica, però lo script non si ferma solo alla parte geometrica, ma si concentra ovviamente su una parte fondamentale che è anche quella dei dati, e fondamentalmente qui parliamo di metri quadri. Inserisce all'interno del modello delle filled regions che permettono poi di ottenere le varie tavole, e inserisce, va a compilare dei parametri creati in modo specifico per le room all'interno del nostro modello e va inserito i metri quadri. Qui potete vedere come al cambiare, insomma, delle finestre, in questo caso vanno a cambiare ovviamente anche i metri quadri utili per la quality views. Qui abbiamo riportato un video abbastanza semplice, giusto per farvi capire un po' qual è il workflow, cosa significa utilizzare poi questo tipo di script all'interno del modello. Ovviamente per il nostro modello, quello della sostenibilità, noi avremo un modello federato, no? Quindi non ci saranno delle modifiche che andremo ad apportare direttamente, quindi sarà qualcosa di un po' meno dinamico perché avremo dei link che verranno aggiornati e lo script dovrà essere fatto girare e quindi aggiornerà in qualche modo queste liste. Questo è un po' il principio, ovviamente ci sono tutta una serie di attenzioni, di input che bisognerà dare allo script, però questo è un po' il discorso. Basta, finisco qui, passo la parola a Gianmarco per quanto riguarda che insomma, vi presenta l'altro perito di cui parlavamo, che è quello legato al surround intensity. Ok, grazie Edoardo. Allora adesso ci andremo a concentrare sull'ultimo credito che abbiamo deciso di portare oggi. Credito del Surrounding Density and Adverse Uses, del capitolo del Location and Transportation, quindi un'indagine preliminare del sito in cui viene richiesto di provare appunto che il nostro progetto si attesti in un ambiente già urbanizzato, già infrastrutturato, in modo da promuovere, da disincentivare l'utilizzo del suolo, promuovendo quindi la costruzione in un ambiente già costruito. Il credito è un credito complesso, nel senso che ci sono due capitoli, due differenti opzioni che si possono perseguire singolarmente o entrambe. E nel primo caso, appunto, si richiede di provare che la densità dell'edificato intorno all'edificio, in un raggio di 400 metri, superi questi valori che adesso sto indicando. Per ottenere fino a 4 punti, nel caso questo valore sia sopra l'8,035 metri quadri per ettaro, in questo caso, nei nostri casi, soprattutto nei Building Design and Construction, nelle categorie di Core Shell, che è la categoria di progetti che solitamente seguiamo. Quindi, avendo chiari quali sono gli obiettivi, il desiderio è quello di produrre degli output grafici e di restituire appunto questi indici che l'ente certificatore richiede di provare. E per ottenere questo ci servono appunto degli input, che è qui che andremo ad operare appunto con uno script. Gli input essenziali che ci servono è ricostruire l'ambito, l'area di 400 metri attorno agli boundary, per poi calcolare la densità insediativa sulla base di geometrie che andremo a recuperare da dei database topografici che solitamente sono messi a disposizione del comune, o da delle API di servizi di web map. In questo caso noi abbiamo scelto di utilizzare le API di Google Maps.
Questo è il riassunto del processo che abbiamo pensato, quindi una serie di script che lanciati in sequenza ricostruiscono dapprima quella linea rossa. Abbiamo deciso di far vedere una vista di pianta perché è la linea di annotazione specifica della vista. Poi in sequenza vengono creati gli edifici che rientrano appunto in questo calcolo del credito, quelli visualizzati in blu, gli edifici attorno fino a 800 metri in grigio, gli isolati, e poi strade e verde che rientrano nella categoria di terreno non edificabile. E mettendo in relazione tutti i dati derivanti da queste geometrie, si arriva a dapprima, questo è uno screenshot dell'abaco grezzo estratto da Revit, in cui ci interessano la built area, cioè per la built area, quindi gli edifici in blu, la built floor area, mentre per la non buildable land, l'area delle masse, la differenza è che la built floor area è un parametro calcolato dividendo il volume per un interpiano medio di 3,5 metri, mentre gli altri sono i parametri, sono proprio l'area delle masse. E questo invece è l'output che otteniamo rielaborando i dati, mettendo in relazione le varie aree e appunto calcolando l'indice a cui facevamo riferimento all'inizio. In questo caso ci viene un valore sopra a 9 metri quadri per ettaro e quindi superiamo abbondantemente gli 8,035 richiesti come minimo dal credito e possiamo richiedere la certificazione per 4 crediti. E poi, essendo un credito complesso, come dicevamo prima, si può appunto concorrere per ottenere ulteriori 2 punti. Comprovando che sempre in tema del fatto che il progetto si attesti in un ruolo densamente edificato, in un luogo densamente edificato, si richiede di provare che ci siano dei servizi attrattivi in un numero nell'ordine degli 8, di categorie diverse, quindi nel conteggio di questi servizi possono rientrare al massimo 2 servizi della stessa categoria. I servizi, cioè questo spiega perché abbiamo scelto di creare le masse non limitandoci ai 400 metri del punto precedente, ma andando in un raggio di azione degli 800, come richiesto appunto da questa seconda parte del credito. Infatti, vediamo come il cerchio degli edifici grigi sia un offset maggiore. E non solo, l'altra scelta pensata in ottica appunto di questo punto è dell'utilizzo delle masse, quindi elementi fisici a discapito di annotazioni, potevamo ricostruire gli stessi dati e restituirli come annotazioni in una vista. Però abbiamo appunto optato per questa scelta a discapito di un peso maggiore del modello, perché gli isolati possano fungere da margine per calcolare il percorso che distanzia il progetto dai target che sono questi servizi attrattivi di cui parlavo prima. Questi target che devono essere, ricordiamo, a massimo 800 metri di distanza a piedi, li andiamo a cercare interrogando le API di Google Maps tramite uno script Python, quindi con delle parole chiave che possono essere negozio, parrucchiere, ristoranti. Ricostruiamo appunto la localizzazione che qua abbiamo esplicitato in una tabella Excel in cui sono ricostruiti i dati di latitudine e longitudine, che ci servono appunto per localizzare questi
in questi servizi nello spazio e poi identificarli tramite questi PIN, che sono dei generic models, delle sfere rosse, che fungeranno da punto di arrivo del nostro percorso. E qua di nuovo vediamo la sequenza del lancio della batteria di script. Prima vengono posizionati questi obiettivi all'interno dello spazio, poi Dynamo ricostruisce il percorso più veloce dal punto di ingresso del nostro edificio e disegna appunto i percorsi all'interno della nostra lista. E questo è l'output che potrebbe essere pronto per essere sottoposto agli intercertificatori, in cui vengono identificati appunto questi target. E le informazioni che vedevamo prima, il nostro script le scrive all'interno dei parametri di stanza di questi generic models, quindi è scritto il nome del servizio, la distanza a piedi, la categoria di servizio, in modo da poter essere tutto riassunto in un abaco e comprovare appunto che la distanza a piedi sia entro gli 800 metri, così come è richiesto dal credito. Ok, io ho terminato e restituisco la parola a Valeria per conclusioni, eventuali domande. Grazie. Beh, mi avete lasciato basito, veramente. Io sono entrato in quella timeline nel 2015 più o meno, e avete fatto veramente un passo. Complimenti veramente, avete fatto un passo veramente molto molto grande. Complimenti a tutto il team, perché siete a un livello molto molto spinto del BIM, sia lato progettazione, sostenibilità, ma anche proprio a livello generale, quindi Python, computational design, eccetera, eccetera. Vi manca l'ultimo step, penso che sia l'intelligenza artificiale, ma ci arriverete ben presto e in poco tempo. L'altra cosa che ho apprezzato molto di questa presentazione è proprio visivamente avete reso proprio la capacità di gestire il dato e anche farlo vedere all'interno dell'interfaccia del software, in questo caso Revit, però si vede chiaramente un lavoro molto approfondito di ricerca e sviluppo che vi ha permesso di raggiungere questi livelli, secondo me, di efficienza e di conoscenza del BIM molto approfondita. Complimenti ancora da parte mia. Io ho una visibilità, se mi permettete, italiana, degli studi italiani e, se vogliamo, adesso da qualche anno anche internazionale, e questo è uno studio che è arrivato veramente, una società di ingegneria, ad un livello veramente avanzato. Ti piace questo quadro finale, Valeria? O vuoi No, aggiungere sì, no, altro? sì, no, ti ringraziamo ovviamente e devo dire che siamo anche contenti del fatto che si possa, si veda, si possa riuscire a trasmettere, diciamo, il tipo di ricerca, lo sforzo e l'impegno. E ovviamente se già, soprattutto in ambito di ricerca e sviluppo, perché noi poi ti rendi conto di essere sempre in sviluppo, no? Nel senso che Assolutamente. ricerchiamo, ma poi era proprio questa, diciamo, un po' la conclusione, perché ovviamente senza un team di un certo tipo, con tante caratteristiche diverse e la disponibilità di tutti i vari attori, perché diciamo che ovviamente per Tecne questo tipo di sviluppo per noi è sempre funzionale a quello che è la produzione, l'attività di progettazione. Quindi tutto quello che andiamo a ricercare, a sviluppare, come dicevano anche prima i colleghi nei vari interventi, è sempre mirato agli obiettivi di automatizzazione a beneficio dei tempi, degli output, degli standard, della qualità, di tutti questi punti. Quindi, diciamo, noi abbiamo sempre quell'obiettivo e quel focus ogni volta che facciamo, intraprendiamo una ricerca, uno sviluppo. E diciamo, l'insieme delle più teste, sia chi dà solo lo spunto, chi alza la mano perché ha un problema, chi chiede qualcosa, è fondamentale per poter far scattare questi tipi di ricerche. Poi devo dire che abbiamo volontariamente, diciamo, mirato un po' questa presentazione sui due dei vari crediti che stiamo cercando di automatizzare, diciamo, di quelli che potevano essere più interessanti, ma proprio per dare visibilità a questo concetto. Perché più volte ci siamo interrogati sul fatto se il BIM come supporto a un certo tipo di attività fosse una forzatura o fosse effettivamente un mezzo utile. E la nostra, comunque, quello che secondo noi è realmente è che
Nel momento in cui questa attività, arrivata da una ricerca in sviluppo, quindi del tempo investito in questo, porta a un maggior controllo, ai progettisti ad avere più possibilità, più mezzi, accorcia i tempi di elaborazione, aiuta a ridurre l'errore e tutto quanto, allora ha avuto senso e ha senso destinare del tempo per poter gestire questo tipo di, diciamo, di processi, di workflow interni e di sistemi. Quindi, dal nostro punto di vista, la ricerca ha sempre dei margini immensi. Devo dire che in qualche modo dobbiamo ringraziare la sostenibilità in questo momento di sviluppo dei lead e tutto quanto, che in sé, diciamo, il processo BIM e i software non nascono per supportare così tanto questa disciplina, ma che invece è super in sviluppo. E quindi dobbiamo ringraziarla perché è stato lo spunto per iniziare a fare questo lavoro che avete appena visto. E allo stesso tempo queste ultime ricerche, abbiamo lasciato per ultima la presentazione di Gianmarco con il Surrounding Density, perché in realtà questa elaborazione di dati, i nostri, diciamo, momenti di brainstorming e confronti, ci hanno portato a vedere delle potenzialità, ad esempio, su questo tipo di ricerca, che non si fermeranno, per quanto ci riguarda, al supporto allo specifico credito lead, perché diciamo, questo tipo di visione, di studio e di analisi, sicuramente per quello che facciamo noi, si presta bene anche a darci supporto in altri piccoli ambiti o piccoli interventi. Per noi, nella nostra progettazione integrata, oltre alle varie discipline, ci capita spesso di dare anche supporto dal punto di vista di elaborati, normative, progettazione degli amministrativi. E diciamo, quest'ultima ricerca è un supporto innegabile anche a queste diverse tematiche, se pensiamo a tutto quello che può essere coinvolto in quel tipo di ambito, dai classici 60 gradi, le distanze, eccetera. E diciamo che si sposa bene questa ricerca. Quindi siamo stati contenti anche di poterlo presentare, cercando di farci capire il meglio possibile, quindi rappresentandolo. No, Quindi siete stati grazie. veramente chiari, vi dico anche molto illustrativi, direi, grazie a quei piccoli video, materiale che avete sicuramente preparato per queste ed altre presentazioni molto interessanti. Chiudo poi con un altro aspetto che avete toccato interessantissimo, che è la convergenza con la parte GIS, GIS, anche quello è un altro tema. Abbiamo visto come i dati poi vanno a confluire per una veramente una progettazione integrata a disposizione del progettista. Questo è un altro aspetto. Noi saremo presenti alla conferenza ESRI che si terrà tra un mese circa, dove il tema della confluenza, convergenza BIM JS è un tema attualissimo, soprattutto in ambito anche di pubblica amministrazione. Bene, io vi ringrazio tantissimo, spero di avervi già protagonisti nella prossima BIM Conference con nuovi temi portati avanti dalla vostra ricerca e sviluppo. Ringrazio tutti i presenti e vi aspetto poi alla prossima edizione. Grazie mille e buona giornata. Grazie, Grazie. Andrea. Grazie. Grazie a tutti.